domenica 1 aprile a Firenze abbiamo salutato Riccardo Frankovic, raccolti nell'austera sala d'armi di Palazzo Vecchio, l'ala più antica, forse già eretta negli anni dell'adolescenza di Dante, e con la vetusta torre dei Foraboschi base di partenza per l'opera di Arnolfo. Quella mattina di domenica in treno, mentre andavo da Roma a Firenze, ho trascritto il sogno che mi avvolgeva al momento del risveglio. Sognavo d'essere al funerale di Riccardo Frankovic. La cerimonia si svolgeva in una valletta circondata di colline, ricca di alberi e di erbe novelle e tralci di rampicanti verdi. C'erano alcuni edifici in legno disposti su vari livelli. L'aspetto era quello di robusti padiglioni ben costruiti, ariosi, con terrazze ampie e scale di raccordo comode e ben tenute. Nessuna traccia di muschi le denunciava intrise d'umido o induceva a cautela nel salire, pur circondate com'erano di piante giovani e rigogliose che in certi punti facevano mostra tra i gradini. Da larghe vetrate una luce che ricordava quella delle limonaie si spandeva nelle sale, negli ambienti interni, nei terrazzi, lungo le gradinate a crocchi, in gruppi, ci muoviamo in gran numero. E tra amici ci salutiamo con abbracci e con carezze o baci. Ai volti sconosciuti volgiamo sguardi amicali e chi non ci conosce ci lancia occhiate compiacenti. Riccardo non c'è, ma non sappiamo se non è ancora arrivato o è andato già via. Come un appuntamento mancato o un fraintendimento, intercorso tra chi ha convenuto di incontrarsi e poi, per un qualche disguido, senza comprendere ancora o chiarire il perché dell'equivoco, non si è incontrato. E in quegli abbracci e gesti amicali o d'intesa si insinua un vuoto, il senso di un corrispondersi sghembo, un mettere innalzi il piede e non trovare appoggio. E nel constatare un'assenza non darsi una ragione evidente del perché. E atteggiarsi a un'attesa, aspettare il momento che ci chiarisca il motivo di quell'equivoco. Ho abbracciato Riccardo l'ultima volta in via di Pantaneto, all'altezza della chiesa di San Giorgio, mercoledì 28 marzo, verso le 5:30 del pomeriggio, che andavo a far lezione. Abbraccio rapido, di mani alle nuche e a me che resta nel bacio un sentore di barba sulle gote. Pilor, fustagno, velluto, sempre un'aria di fuorivia, di strade a sterro, di forre cedue, quasi nella pipa bruciassero non esotici tabacchi approdati dalla Virginia o da Giava in Olanda e poi miscelati a Londra, ma foglie secche di quercioli e lecci, per magica cabala costretti nel fornetto di radica a incendi minimi, piccoli fuochi circoscritti e controllati, attizzati alle carbonaie del taglio del bosco di Carlo Cassola. Aleggiava in Riccardo una maremma rastremata e astratta, in essenza quinta, tra granducale e inglese, come avviene in chi ne abbia per suo uso esclusivo estratto uno speciale succo, ne abbia cavato per combustione un profumo,
si sia ingegnato a constatarne nel paesaggio un accostamento di colori da accozzare nella scelta delle stoffe. Il sottobosco delle giubbe, dei pastrani, dei calzoni di Riccardo, tra i verdi e i bruciati, le terre d'ocra e il pesto marezzato e scuro dei muschi. Quando nel 1971, fresco di laurea, fui nominato assistente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena, dopo quasi due secoli allora di nuovo inaugurata, avevo 25 anni. Riccardo, nel 1975, quando a sua volta, 4 anni dopo, arrivò come archeologo medievale, ne contava 29. Lavorava duro, badava al sodo, metteva su, applicava, interveniva, organizzava, costruiva. Siano consentite a un vecchio professore di estetica facili metafore e rozze analogie. Scavare, restituire alla luce fondazioni nascoste o cancellate o rimosse e conferire autorità alla saldezza, alla consistenza celate e mai perdute. Mostrarle segrete sostenitrici invece di quanto tuttavia regge e sta in piedi. Riccardo, all'ansia dello sradicamento moderno, tentava di dare una risposta, o meglio, provava ad accostare alcunché di stabile, di dato, indicando una base, una radice, una pietra di paragone. Reale basis, Überbau, concetti che storici, Giorgetti, filosofi, Rossi, letterati, Fortini, archeologi, gli allievi di Bianchi Bandinelli, studiavamo nella nostra facoltà in quegli anni. Nell'archeologo si nasconde un costruttore e un augure insieme. Nel deietto, nel ruinato, nel distrutto, cogliere il fondamento, il solido quod superest, non come frammento, ma come sostrato, come fondamento. Rilievi, ricognizioni, registrazioni positive dalle quali trarre energia fondativa, costituente, storicamente attiva e dirimente. Così come si sconta un presupposto, così come si acquisisce un dato preliminare, sarà allora opportuno in corso d'opera per l'intanto, pareva dire Riccardo, lasciare ad altri il lusso ed il piacere sottile e rarefatto di soffermarsi a considerare la vanitas, di delibarla e interrogarla. Si riservava invece i doveri imposti dall'avvenuta accertazione della reitas. Intendeva fornire per via sperimentale e catalogatoria accertata la res, elementi utili a definire della cosa l'essenza sostanziale, il suo che cosa, la quiditas degli scolastici. La positività di Riccardo sta prima di tutto in questo aristotelico esercizio del voler porre su solide basi ogni costrutto. Esercizio portato per coerenza, se necessario, fino alle conseguenze estreme. Non una ragione tecnologica da applicarsi alla storia, ma una ragione storica confermata dalla tecnica come strumento d'indagine, archivio delle occorrenze, catalogo esauriente. Il motivo che autorizza che io abbia preso qui oggi la parola non sta nei 32 anni di sodalizio accademico. Altri più autorevoli di me e più intrinseci agli studi di Frankowicz ne avrebbero maggior titolo. No, quel motivo va ritrovato ancora più lontano nei decenni. Risiede in un tempo
che fatichiamo a riconoscere distante quale la somma degli anni ci mostra a fronte della sua costante prossimità interiore. Con Riccardo ci siamo incontrati quando avevamo circa 16 anni. Non resta forse l'adolescenza in ciascuno di noi come un presente che permane, sia pure sotto specie di preziosa humus. Dunque, allontananze che sono a costo agli atti, ai propositi, agli interessi nostri di una vita e di oggi, va riportata la ragione prossima, vicina, intrinseca di questo mio intervento, il ricordo di Riccardo Frankovic. Facilitato da relazioni ed amicizie comuni, il nostro fu un incontro dettato da affinità culturali e politiche. Avvenne nell'ambito delle iniziative promosse da un'associazione giovanile, Nuova Resistenza, alla quale Riccardo ed altri, Tommaso Detti, a Firenze, io ed altri, Daniele Manacorda, a Roma, avevamo aderito. Nel luglio del 1961, un anno dopo la caduta del governo presieduto da Fernando Tambroni, esponente della Democrazia Cristiana e sorretto dal Movimento Sociale Italiano, che aveva sollevato proteste popolari in tutto il paese e sollecitato molti giovani a una partecipazione attiva alla vita politica, si tenne a Firenze nella sala dei Gigli di Palazzo Vecchio, voluto dal sindaco Giorgio Lapira, aperto da una relazione di Paolo Barile, un convegno giuridico sull'attuazione della dodicesima norma finale della Costituzione che recita: è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. E in quella occasione, tra gli altri, Paolo Frezza, con saggezza di storico, al corpo nazionale, al rinnovamento dei costumi, affidava di dirimere davvero e render caduca la norma. Noi eravamo anche il corpo nazionale e noi tentavamo un rinnovamento dei costumi. Sentito lo scioglimento del Movimento Sociale Italiano come un adempimento costituzionale improrogabile a sostegno di un disegno di legge di iniziativa di Ferruccio Parri, Nuova Resistenza raccolse in quei mesi nel nome della Costituzione antifascista molti di noi giovani. Ci parve allora che quello della Costituzione da attuarsi integralmente potesse essere il naturale terreno sul quale svolgere un nostro ruolo, intesi ad applicare, forse con una qualche precocità, i nostri primi rudimenti di educazione civica. Dico giovani, ma dovrei aggiungere figli. Figli di uomini e di donne che si erano misurati nella vicenda orribile della persecuzione razziale, della guerra e della guerra civile, e che si riconoscevano e si ritrovavano nel travaglio che forgiava insieme la Costituzione e la Repubblica. Poi presto il nostro antifascismo ci si mostrò debole strumento quando parve necessario dar conto dei conflitti di classe che muovevano la società italiana ed intendere le lacrime e il sangue dell'Ungheria, dell'Algeria, del Vietnam, di Dallas. Si legge in una pubblicazione di Nuova Resistenza nell'ottobre del 1963: crediamo di poter realmente continuare l'opera intrapresa dalla Resistenza solo sul terreno vivo delle istanze e dei problemi di oggi, in cui la lotta antifascista può ritrovare tutto il suo valore storico ed ideale. Ma oltre a Nuova Resistenza,
Avevamo messo su a Roma già dal 1961 alcuni di noi una rivista. Il titolo, Argomenti e pareri, ci fu suggerito da Antonio Giolitti, il padre di Stefano. Stefano che era tra noi il più attivo, il più entusiasta. Riccardo con Paola Cordier, Giacomo Ragghianti e Ruggero Rimini formava il comitato di redazione di Firenze. Nell'aprile del 1963 uscì di Argomenti e pareri il quarto numero, aperto da un editoriale dall'intestazione perentoria, università, lotta politica. Io, che frequentavo la seconda liceo, vi scrivevo la prima parte di Per una ricerca sulla città del sole di Tommaso Campanella. In calce si legge daremo un'ampia bibliografia alla fine degli articoli. Ma la fine non ci fu, perché quello fu invece l'ultimo fascicoletto della nostra rivista. Noi siamo fortunati che abbiamo potuto alimentare e far crescere i propositi dell'adolescenza e fortunati che almeno all'amenità degli studi congeniali non ci ha sottratto il corso di più dure prove, di opportunità mancate, degli inganni che la vita riserva. Riccardo ha trovato la sua disciplina, l'ha anzi in ampia misura modellata, non solo nei metodi e nelle tecniche di indagine, ma temprata alla stregua dei presupposti della sua cultura. Uno ne ritrovo, che svolge costante un suo proficuo effetto fiorito negli anni della nostra adolescenza. L'educazione alla cosa pubblica, la responsabilità di chi si è dedicato a studi di rilevante utilità civica e sente di dovere, il dovere di chiedere alla società in cui opera d'essere civile. Riccardo dall'università coinvolge istituzioni, sollecita chi governa a farlo secondo la consapevolezza ed il rigore che recano gli studi, laddove la regola della rappresentanza democratica esige la partecipazione attiva del legislatore e dell'amministratore. E ora? Speravo di riuscire a parlare a braccio, ma voi mi perdonerete se anch'io leggo un testo scritto. E lo faccio per non perdere di vista il filo di una testimonianza che deve essere necessariamente breve, mentre tutti sappiamo che di Riccardo potremo parlare molto a lungo e certamente continueremo a farlo con la voce, con i pensieri e con il nostro modo di lavorare. Mentre buttavo giù queste poche pagine mi domandavo come si potesse fare a racchiudere Riccardo in poche righe, come riuscire a dare un limite nel testo a una personalità che non aveva margini, che riusciva a esondare con i vecchi amici come con le conoscenze casuali, che era capace di allacciare con grande naturalezza rapporti umani molto diretti e molto intensi. Non era difficile litigare con Riccardo.
Riccardo prendeva fuoco come la sua pipa, che aveva sempre con sé. Era anzi un passaggio quasi obbligato, al termine del quale però c'era sempre, più vicino o più lontano, un appuntamento per riprendere una discussione avviata, riacchiappare magari una provocazione reciproca e ritrovare quello sguardo dei suoi occhi che non nascondevano mai una fragilità tenera e molto umana e che ritrovo in questa bellissima fotografia dell'invito. Certo, i cultori di archeologia, i lettori di giornali, di riviste, i cittadini più interessati, più attivi, specialmente qui in Toscana, conoscono Riccardo per le infinite occasioni che ci ha dato per tanti anni di parlare delle ricerche che faceva, delle iniziative culturali, di un'attività che sembra facile limitare nel concetto di poliedrica ed instancabile. E l'opinione pubblica sa che il suo nome si identificava con l'archeologia del Medioevo italiano, perché di questa disciplina era il padre riconosciuto e ascoltato da quei tanti, ma davvero tanti, tanti colleghi che si erano formati, come ha ricordato prima Tommaso Detti, sulle pagine di una rivista, Archeologia Medievale, che lui aveva fondato con un'intuizione fulminante, come ne aveva tante altre d'altronde, quando aveva appena 28 anni. Sì, forse era anche un'altra Italia in cui un 28enne poteva fondare una rivista, ma ci voleva Riccardo per farlo. Molti colleghi l'hanno conosciuto più da vicino, alcuni magari solo nelle riunioni accademiche, nei tanti consigli di facoltà, che forse non sono i luoghi migliori per conoscere le persone, altri hanno avuto modo di collaborare con lui o anche almeno di vederlo all'opera, ma forse non sanno molto altro di quei 60 anni veramente troppo brevi e di quella sua affermazione iniziale da storico di cui ci ha parlato prima Tommaso, storico del Medioevo, cui effettivamente Riccardo rimase sempre fedele, ma non è una fedeltà per così dire proclamata, una fedeltà praticata, perché Riccardo, è vero, non nasceva archeologo. Chi nasce archeologo, d'altra parte? Però lo diverrà molto rapidamente, grazie anche, oltre alle radici che così bene ha illuminato Tommaso, grazie anche all'incontro qui a Siena con Andrea Carandini in quegli anni così formativi per tutti, in cui la Facoltà di Lettere di Siena, fondata da pochi anni, poneva le basi di quello sviluppo futuro che ne avrebbe fatto davvero, e non certo per millantato credito, uno dei centri di ricerca archeologici più attivi in Italia e non solo. Riccardo a Siena arriva nel 75 e fu solo allora naturalmente che ci incontrammo. Lui era un giovane professore di una materia giovanissima e io ancora più giovane assistente, arrivato un paio d'anni prima, e ancora del tutto spaesato all'ombra di un maestro come Andrea. E Riccardo mi sembrava, ma di fatto lo era, non è che mi sembrasse, e non solamente per anagrafe, Riccardo mi sembrava assai più grande di me, era certamente più avanti. Lui le riviste le fondava, io ne approfittavo semmai per recensirle, sui dialoghi di archeologia, la rivista di Bianchi Bandinelli, che certo di Medioevo non si sarebbe altrimenti interessata, ma quella era per me una scusa per leggere e per imparare. Ero del tutto ignaro allora che sulla scia di quegli interessi stimolati proprio dalla presenza e dall'incontro con Riccardo si stava preparando anche per me una stagione del tutto imprevista di studi medievali e moderni, che quindi mi avrebbe fatto stare in sintonia naturale con Riccardo per anni e anni, perché il mio lavoro si intrecciava di fatto con il suo a Roma, specialmente dove cominciavano piano piano a formarsi i miei primi collaboratori, che poi saranno tra i suoi allievi migliori, come Alessandra per esempio. E Riccardo era grande, e Riccardo dava del tu a chi contava, dava l'impressione di conoscere le cose, di conoscere il potere, pur restandone a margine, conosceva tutti, era amico di tutti, era franco con tutti. A me, più giovane, dava l'impressione di sapere come girasse il mondo
E la sua casa bellissima era un porto di mare, dove si poteva incontrare Tiziano Mannoni o Ottone d'Assia. Nomi allora per me, davvero semplici nomi, che però si incarnavano attorno alle iniziative di Riccardo, che era capace già allora, per esempio, di contribuire a far nascere davvero, quasi come una bacchetta magica, una casa editrice che tutti amiamo, quell'insegna del Giglio che occupa oggi uno dei posti di primo piano dell'editoria archeologica italiana. Erano degli anni in cui ricordo che di settimana in settimana la domanda che ci facevamo o che lasciavamo sottintesa era: che cosa ha inventato Riccardo oggi? E a casa di Riccardo si tornava spesso la sera da Siena. Io mi facevo rapire volentieri da lui, non tanto, magari anche un pochino, per sfuggire a certa naturale monotonia delle tante serate senesi d'inverno. Quanto per passare qualche ora con lui, con Nicoletta, con Lisa piccina, davanti al fuoco, e scroccare le cene, cene che mi colpivano molto per la loro frugalità. Erano cene semplici, con poche cose buone dell'orto. Mi colpiva un po' il contrasto con il suo carattere così fragoroso, come ce l'ha ricordato Gabriella, e quasi che Riccardo dovesse essere un mangione o un beone, ma le sue passioni andavano veramente da tutt'altra parte, no? Molto più di un manicaretto gli interessava uno scambio prolungato di idee, magari la sera che, arrivando io, partiva Sauro, con il quale condividevamo la stanza degli ospiti in una staffetta ideale ma anche pratica. A Siena Riccardo è rimasto fino alla fine, non ha fatto quello che a un certo punto mi sono trovato a fare io. Riccardo era Siena e Siena era Riccardo. Quante volte, anche chi di voi è presente qui oggi, quante volte l'abbiamo sentito mugugnare nei momenti di sconforto, quando qualche cosa non gli tornava, qualche cosa andava storto, e che lui se ne sarebbe andato, che andava a Firenze, che tornava a casa, come avevano fatto a mano tanti cari colleghi fiorentini, come era normale pensarlo. E noi però non li credevamo mai, e lui sapeva benissimo che non li credevamo. Perché a Siena Riccardo accumulava una quantità di iniziative che è del tutto impossibile sintetizzare, e non siamo qui per fare un catalogo, d'altra parte. La sua curiosità investiva temi storici e archeologici, ovviamente centrali della città, del contado, delle province di Siena e Grosseto, della Toscana intera, che lui conosceva perché percorreva palmo a palmo, se ne andava di castello in castello in questa incessante aspirazione di ricostruire i paesaggi ambientali e i paesaggi umani. Un'opera che è facile definire ciclopica, ma nella quale aveva impegnato veramente tutto se stesso e la folla sempre maggiore dei suoi tanti allievi e collaboratori. Qualche volta lo sfottevamo anche per questa sua dimensione granducale, ma presto capì che lo sfottò nasceva da un senso di grande intimità, da un senso di partecipazione. Andrea lo rimbrottava magari perché qualche volta lo stimolava a allargare il suo medioevo a orizzonti più vasti, lo incalzava perché oltre alla cultura materiale, alle forme stabili o precarie di insediamento, affrontasse anche i temi più nobili, ma aulici, della storia dei potenti, delle loro residenze, della loro arte. E Riccardo, infatti, era molto curioso. E col tempo il nostro modo di intendere la disciplina si era fatto sempre più condiviso, anche se la nostra formazione era diversissima. E grazie ancora una volta a una sua intuizione, poco prima del 2000, ci imbarcammo nell'impresa di costruire niente di meno che un dizionario di archeologia. Ci batteva da tanto tempo sopra, e io nicchiavo per pigrizia forse più che altro. Ma aveva ragione lui, e ci lavorammo in modo diversissimo, come sempre. Ma l'idea che avevamo era la stessa, perché comune invece era il modo di avvicinarci all'archeologia. Riccardo studiava il passato in modo molto moderno, e specialmente lo studiava in maniera disincantata. Il feticismo dell'oggetto antico o medievale, che fosse, era l'ultima cosa che lo affascinasse. Gli interessava usare la modernità
per capire il passato e usare il passato per dare un senso alla modernità. Questo spiega anche la sua passione assolutamente da precursore per l'applicazione dell'informatica all'archeologia, sulla quale, ce lo ricordava prima Tommaso, si era impegnato davvero con tutto se stesso in anni in cui molti, io per primo, in cui molti ancora balbettavamo con le penne d'oca. Organizzando un laboratorio di avanguardia che oggi ha pochi riscontri in Europa e costruendo poi una rete che fa dell'archeologia medievale una delle discipline oggi più generosamente condivise sul web. Ma questo suo atteggiamento faceva tutt'uno con l'impegno quotidiano nella politica dei beni culturali. E Riccardo non la poteva immaginare neanche per un momento separata dalla sua attività di docente e di ricercatore. Era quello il suo modo di fare politica, al di là poi delle forme più specificamente politiche che prima ha ricordato Tommaso. Una politica delle cose fatte e da farsi, che certamente non rifuggiva da momenti di confronto teorico e ideale, ma che non ci si perdeva mai troppo appresso. Formazione, ricerca, tutela, valorizzazione. Erano quattro gambe di uno stesso tavolo, il tavolo di un territorio vissuto, di un territorio abitato, amministrato, ieri come oggi. E per questo si impegnava come pochi, ma come pochi davvero, non come pochi perché si dice così, come pochi davvero, per coinvolgere nelle attività di ricerca le popolazioni interessate e specialmente i loro amministratori. Un giorno qualcuno forse studierà la figura di Riccardo uomo pubblico, uomo in rapporto al potere pubblico, nel condurre sì una miriade di scavi, ma anche nell'allestire mostre temporanee, musei permanenti, nel progettare parchi, sempre intrisi di cultura e natura. E cocciutamente dimostrava che le ricerche specialistiche di noi archeologi erano il sale e il motore della tutela contro ogni spettacolarismo. Mai intesa però la tutela come mera conservazione, ma sempre come strumento di pianificazione dell'uso del territorio, come occasione per creare risorse basate su modelli di sviluppo che si alimentavano di cultura, favorendo quindi le attività economiche indotte dal turismo di qualità. Dalle sue ricerche usciva una storia che era composta da un'infinità di storie, ancorate sempre alla realtà degli insediamenti, perché Riccardo non ha mai lasciato il rapporto diretto con il terreno. E le raccontava con passione, in maniera molto semplice e viva, grazie anche, volevo ricordarlo qui, ha un'amicizia, una solidarietà antica con un grande artista che era Paolo Donati, che io avevo avuto modo di conoscere per tutt'altri versi in Algeria quando lavoravo lì e che poi ho ritrovato nella comunità di Riccardo e che dava a lui la penna e i colori di una divulgazione alta e vera. Io ho avuto occasione di vedere e salutare Riccardo per l'ultima volta a Roma poche settimane fa, in occasione della presentazione di un bel libro di una nostra comune amica carissima che è Andrina Ricci. Sopra il tavolo dei relatori, mentre parlavano, scorreva in routine una serie ricchissima di disegni colorati. Erano le ricostruzioni grafiche di tantissimi scavi archeologici condotti da lui, dai suoi collaboratori, da altri colleghi, anche da me, che mi piacque molto vedere riunificate insieme in quell'occasione sotto il segno stilistico unitario dei nostri amici di Inklink, lo studio che di Paolo Donati ha raccolto e sviluppato l'eredità. Non c'è ricerca senza comunicazione e non c'è tutela senza comunicazione. Non c'è formazione alla ricerca e alla tutela senza una pari passione per la comunicazione. E questo per Riccardo era tanto vero quanto era vero che la comunicazione non era mai semplificazione e meno che mai banalizzazione, ma restituzione godibilissima della complessità del percorso di conoscenza che fa degli archeologi, quando ci riescono, una sorta di storici tutta particolare. Il sussiego accademico
E Dio sa se Riccardo era accademicamente autorevole. Dicevo, il sussiego accademico era l'ultima delle sue preoccupazioni. Certo, per il suo tratto umano e la sua simpatia spontanea, ma anche, lasciatemelo dire, io penso che sia vero questo, ma anche perché la finalità vera del lavoro di Riccardo era sempre oltre e al di là delle aule universitarie. Era nella funzione sociale dell'archeologia, nella restituzione sociale delle conoscenze, nella dimensione economica, non dopo lavoristica, della trasmissione del sapere. Io credo che questo sia vero, ma non vorrei essere frainteso. Guardare al di là delle aule dell'università non significava ignorarle. Perché se Riccardo per tanti è stato un amico, un collega, un interlocutore, per molti è stato anche un maestro. Amato molto e rispettato e magari anche qualche volta temuto, ma un maestro vicino, un maestro presente, alla mano e al tempo stesso autorevole. Grazie, secondo me, alla concretezza degli obiettivi di formazione e di ricerca che sapeva perseguire, senza dispendio di mezzi e di energie, non menava mai il can per l'aia, coinvolgendo l'entusiasmo degli studenti, ma fornendo anche occasioni continue di formazione e di lavoro al tempo stesso, di contatti internazionali e di quotidiana pratica di laboratorio. Riccardo infaticabile se n'è andato naturalmente troppo presto. E quando questo senso di vuoto che ci lascia si fa più forte, possiamo cercare di colmarlo silenziosamente, provando a coltivare, come lui ha fatto per tutta la vita, la cultura del fare. L'etica del fare è un modo per testimoniare nella fatica che ciascuno poi interpreta come può, come crede, ma nella fatica dell'impegno professionale, culturale e politico che sia, la fiducia nelle potenzialità del nostro Paese e del suo patrimonio immenso di storia passata e di energie presenti, che qualche volta vediamo umiliato da pratiche politiche in cui stentiamo a riconoscerci. Questa etica del fare, Riccardo l'ha trasmessa fisicamente ai suoi tanti allievi nella pratica quotidiana del lavoro, e certo spetterà a loro, ma anche a quanti di noi hanno condiviso con lui lunghi tratti di esistenza, cercare di far vivere il suo insegnamento non solo in queste aule davvero, dove sarà faticoso, ma possibile, ma nel campo molto più vasto e affascinante dell'impegno civile. E qui credo che specialmente la sua scuola sia chiamata davvero a non dimenticare quell'insegnamento. La sorte del tutto imponderabile ha voluto che oggi fossi io qui a parlare brevemente di lui. Scusate se mi commuovo, ma io non posso fare a meno di pensare che una sorte diversa avrebbe potuto invertire questi ruoli. Io non so che cosa Riccardo avrebbe potuto dire di me, e forse troverete del tutto inopportuno che io me lo domandi oggi. Ma pur nella disparità del tutto evidente per chi ci ha conosciuto dei nostri caratteri, per tante, tante cose della nostra vita mi sono sentito interscambiabile con lui. Ci dicevamo, chi lo fa questo, lo fai tu? Ma no, guarda, fallo tu. No, forse è meglio che lo faccia io. L'avremmo fatto in modo diversissimo, ma la direzione in cui andavamo era la stessa. Quello che mi sento di dire è che io vorrei anche che, se è giusto che noi oggi qui lo ricordiamo come collega, come docente, vorrei che lo ricordassimo anche sempre come io penso che lui avrebbe voluto essere ricordato, cioè come un cittadino. Un cittadino buono e allegro, laico e molto generoso.